Sette opere pubbliche inserite nel piano triennale dei lavori pubblici della città di Agropoli, motivo per cui è stato convocato il Consiglio Comunale straordinario di ieri 30 novembre 2020 che ha approvato la proposta. È chiaro che le motivazioni dell'urgenza sono a tutte voi note. Oggi il 30 di novembre, l'ultimo giorno per che la Giunta possa operare della variazione di bilancio a fine di poter programmare delle opere pubbliche importanti e molto attese in città. E perché questo sia possibile era necessario inserire queste opere nel piano triennale, quindi a fine di poter fare tutto ho chiesto agli uffici di accelerare i lavori per poter arrivare alla giornata di oggi e completare gli atti come vi ho appena descritto. Inseriamo nel nostro piano triennale sostanzialmente sette opere che vado a elencare per vostra conoscenza. La messa in sicurezza e riqualificazione di via Pisacane per un importo di 485.000 euro, il parcheggio di via Dante Alighieri per un importo di 169.000 euro, la rotatoria di via Salvo d'Acquisto per un importo di 250.000 euro, il parcheggio di marciapiede via Padre Giacomo Servi 355.000 euro, il patto di sicurezza urbana, videosorveglianza, 194.000 euro. Questo è un intervento che abbiamo chiesto finanziamento al Ministero, riteniamo che possa essere veramente realizzato e diciamo a tutti è chiara l'importanza di implementare il nostro impianto di videosorveglianza. E poi altre due opere, commissariato, costruzione commissariato di poli pubblica sicurezza, 2 milioni e mezzo di euro, costruzione caserma dei carabinieri 5 milioni di euro. Le ultime tre opere, naturalmente, le prime quattro raccontano insomma di interventi in città per implementare parcheggi, marciapiedi e quant'altro, quindi opere che hanno un senso della sistemazione della città di Agropoli, e le ultime tre, la videosorveglianza e le due caserme, certamente rispondono a un'esigenza molto sentita in città, che è quella della sicurezza. Vi aggiorno che io mi sono anche, rispetto alla questione delle caserme, sentito con il prefetto che ha sollecitato un incontro nei prossimi giorni proprio per definire il quadro, e egli stesso ci ha chiesto già quale possa essere insomma la tempistica di realizzazione di questi interventi così importanti. Io cercherò dopo questo vostro input, che mi auguro sia positivo e quindi la delibera sia votata, mi auguro con il voto quanto più ampio possibile, cercherò anche di immaginare la tempistica, ecco, che perché si possa arrivare a una definizione. E mi fa piacere insomma che ci sia già l'idea di programmare già per il prossimo anno in termini di organizzazione sul territorio da parte del Ministero nella provincia di Salerno, per mani del prefetto, un'implementazione delle forze dell'ordine, che quindi questa sinergia tra la prefettura, tra il Ministero e l'ente locale, in questo caso il Comune di Agropoli, che metta a disposizione la logistica perché questo possa avvenire, si innesca questo meccanismo virtuoso sempre più importante. Vi poi relazionerò alla prima occasione di questo incontro, immaginando insomma di fare cosa gradita a questo Consiglio e naturalmente alla città di Agropoli.